Potenziare il coordinamento tra aiuto umanitario e protezione civile è una delle priorità del semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea. Il 29 settembre alla Farnesina si è aperto il 33esimo incontro dei direttori generali di protezione civile dei Paesi membri e candidati, organizzato d'intesa con la Commissione Europea. Numerosi i temi al centro della due giorni di lavori, tra cui il rafforzamento della cooperazione, l'avanzamento dei programmi di capacity building, la valutazione della capacità di gestione del rischio e un focus sulle emergenze gestite di recente. Siamo impegnati su fronti molto diversi fra di loro, alcuni dei quali derivanti dall'azione dell'uomo, penso al caso dell'Iraq e della Siria, penso al caso del Sud Sudan, penso alla fragilità della striscia del Sahel, in altri casi c'è l'azione della natura o l'azione del destino, chiamatela come volete, che sia Ebola o che siano i tifoni, il tifone Haiyan nelle Filippine o che sia il terremoto di Haiti. Come Europa, nel nostro complesso e come singoli Stati membri, abbiamo dunque un dovere morale innanzitutto e poi politico di agire per portare soccorso, sollievo alle popolazioni colpite. L'aumento della frequenza e della magnitudo dei disastri, sia dentro che fuori i confini dell'Unione Europea, gli effetti del cambiamento climatico e l'emergere o riemergere di altre tipologie di emergenze, quali migrazioni di massa, atti di terrorismo, conflitti armati e crisi complesse, minacce epidemiche e pandemiche, rendono l'argomento quanto mai attuale e rilanciano il tema di rendere i meccanismi di prevenzione e risposta più efficaci ed efficienti. Si fa Europa anche così, si fa Europa proprio integrando insieme il nostro modo di lavorare. Al meeting hanno partecipato, oltre ai vertici di protezione civile dei 28 Stati membri, insieme a Islanda, Liechtenstein e Norvegia, anche Turchia e Balcani occidentali. Inoltre, durante l'incontro, il Montenegro ha firmato un memorandum d'intesa per aderire al meccanismo europeo di protezione civile. Al motore del meccanismo di risposta comune si aggiunge un ingranaggio in più. È importante perché manifesta la volontà che per noi è già nota del Montenegro, che è più avanti di altri, nel desiderio di integrarsi a tutti gli effetti nelle politiche europee, ma secondo me può essere una best practice anche per altri paesi dei Balcani occidentali. Noi speriamo che questa firma sia anche di buon auspicio per gli altri paesi dell'area.